Il bilancio di fine anno 2014 vede la Polizia Municipale consolidare il proprio impegno in materia di sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela del cittadino. Nell'ambito della sicurezza stradale, durante il 2014, ha preso il via il servizio di presidio del territorio e controllo della circolazione, attraverso un piano operativo predisposto dalla Polizia Municipale in accordo coi municipi, con cui sono state individuate sul territorio cittadino le zone con le maggiori problematiche relative alla circolazione. Questi servizi, svolti esclusivamente da pattuglie appiedate, col preciso intento di riguadagnare il controllo degli spazi urbani, sono stati avviati a partire dal mese di giugno 2014, per un totale di 6.600 turni lavorativi e un monte di 20.745 ore di lavoro. A questo dato va aggiunto il servizio svolto dai distretti territoriali, che nel 2014 hanno effettuato oltre 66.499 ore di pattuglia piedata e mantenuto 25 presidi di vigilanza sul territorio, sui quali gli operatori hanno svolto 11.445 ore di presenza. Questo senza dimenticare i servizi di presidio sugli eventi sportivi o in caso di manifestazioni di piazza, che hanno visto la Polizia Municipale impegnata su 65 eventi, con un totale di 2.110 agenti impegnati e 180 cortei o manifestazioni politiche con un impegno di 2.520 agenti. Ancora in tema di sicurezza stradale, sono aumentate le pattuglie dedicate al controllo del rispetto dei limiti di velocità e controllo sulla guida in stato di ebbrezza. Il dato relativo alle infrazioni rilevate in tema di velocità passa da 31.016 contestazioni nel 2013 alle 31.352 nel 2014 e, significativamente, il numero totale di incidenti rilevati nell'ambito cittadino è diminuito da 6.028 nel 2013 a 5.896 nel 2014. In materia di incidenti stradali, per contrastare il fenomeno delle fughe dal luogo del sinistro, la Polizia Municipale ha istituito un servizio online per la segnalazione dei pirati della strada. Durante il 2013 sono stati 75 i casi di fuga. Di questi, 35 casi sono stati risolti dal reparto infortunistica con l'individuazione e la denuncia dei responsabili e altri 35 sono in via di individuazione, mentre 17 sono i casi per cui si cercano ancora indizi. Alcuni importanti successi sono stati raggiunti dalla Polizia Municipale nella lotta alla falsificazione dei contrassegni assicurativi dei veicoli, con la scoperta di una truffa ai danni di oltre 100 genovesi, organizzata da una falsa agenzia assicurativa tramite la vendita di polizze auto risultate false e sequestrate dagli agenti del reparto Polizia Giudiziaria. In caso di incidenti, gli ignari acquirenti avrebbero scoperto di essere sprovvisti di copertura assicurativa. Le attività della Polizia Municipale hanno visto un incremento anche tra le attività di sicurezza urbana. Nel campo della tutela ambientale, gli interventi per la tutela animali sono passati da 181 a 246. Gli interventi per inquinamento acque e suolo sono passati da 327 a 342. Il numero di sanzioni amministrative contestate è salito da 57 a 76 e le denunce penali da 133 a 135. È aumentato il numero dei relitti rimossi, passando dai 655 del 2013 ai 742 del 2014, mentre il numero di veicoli rubati e rinvenuti ammonta a 879. Nel campo delle attività generali di polizia giudiziaria, il totale complessivo degli arresti e delle denunce a piede libero è salito da 1.554 a 1.628. Durante il 2014 è stato messo a punto dal reparto Polizia Giudiziaria, in collaborazione con gli uffici di anagrafe comunali, un piano operativo per il controllo sulla falsificazione dei documenti di identità e il contrasto alla immigrazione clandestina.
con cui è possibile verificare la vera identità delle persone che richiedono l'iscrizione anagrafica sul territorio cittadino. L'attività complessiva di controllo dell'ufficio ammonta a 402 documenti esaminati. Di questi, 382, ossia il 95%, è risultato falso. Tra le attività di pronto intervento, la centrale operativa della Polizia Municipale ha risposto a 100.325 chiamate, che hanno richiesto 16.167 interventi di pattuglie sul territorio, a cui vanno aggiunti 39.420 sopralluoghi serali e notturni su tutto il territorio cittadino. Nel campo della tutela del cittadino, il reparto commercio ha profuso grande impegno nel controllo dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che detengono apparecchi video slot, delle sale per scommessa e VLT. Durante il 2014 sono stati controllati tutti i 1.094 esercizi presenti sul territorio comunale, verificando 334 casi il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Degna di nota l'attività del gruppo Equità Fiscale, che nel proprio servizio di controllo dei fenomeni evasivi ed elusivi di imposte, tasse e tariffe locali, ha controllato 599 dichiarazioni ISEE, rilevando 179 difformità per un totale di 79.000 euro di benefici indebitamente percepiti. I controlli sulla imposta comunale di soggiorno hanno recuperato evasioni per 77.950 euro, mentre i recuperi tributari locali su TIA, ICI, CIMP hanno permesso un recupero di 256.871 euro. Il totale delle somme recuperate attraverso il lavoro del gruppo Equità Fiscale della Polizia Municipale ha fruttato il riconoscimento al Comune di Genova di un corrispettivo pari a 1.056.022,71 euro. A conclusione di questa panoramica sulle attività del Corpo, ricordiamo l'impegno nei giorni dell'alluvione e delle emergenze meteo a cui hanno partecipato tutti gli operatori del Corpo, senza distinzione di reparto o ambito di attività. Durante l'alluvione, che ha colpito la città ad ottobre, sono stati effettuati 2.044 servizi, con punte massime giornaliere di 446 agenti impegnati in attività di supporto ed aiuto alla cittadinanza. Nel successivo mese di novembre sono stati effettuati 1.350 servizi durante gli allerta meteo, mentre per il monitoraggio e la tutela della sicurezza pubblica sulle principali aree di frana che hanno segnato il territorio cittadino sono state dedicate quasi 1.000 ore lavorative.